Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati a Tutto Joule. Oggi facciamo la prova di questo bellissimo Wild Hog 9 pollici della G&G. Brevemente vi spiego le modifiche che ho portato a questo fucile. Gruppo TOPAP SHS, gruppo aria con componentistica FPS, cilindro in acciaio, testa pistone alta velocità Nixak FPS, testa cilindro FPS e il motore è quello originale G&G Leaflet 25K. Come visto dal video precedente, se non l'avete visto andatelo a vedere nel canale YouTube A Tutto Joule. Siamo su un ratio di 28 pallini circa al secondo, con una costanza massima di 0,97. Adesso andiamo a fare il nostro test prova e poi vediamo di fare la prova di precisione ai 20 metri. Ok, allora abbiamo fatto la prova dei 40 metri che direi che è stata ok. Quella dei 50 sono altrettanto soddisfatto e questo giro abbiamo voluto usare di più. Abbiamo provato i 55 metri e sì, a fatica qualche colpo è arrivato, ma molto a parabola, diciamo così. Sì, insomma, diciamo così che non è stato proprio il massimo, però ci siamo arrivati. Ma 50 metri, eccezionale. Ora facciamo la prova di tiro di precisione ai 20 metri e vediamo come si comporta. Bene ragazzi, anche per oggi siamo arrivati alla fine. Cosa dire? Le immagini hanno parlato da sole. Siamo riusciti ad arrivare anche a 55 metri, un po' in caduta, però ci siamo arrivati. E per il resto, sia come precisione, vabbè, adesso dipende un po' anche dall'operatore, che a quest'ora comincia ad avere un po' l'occhio stanco. Però devo dire che sono pienamente soddisfatto di questo fucile. E cos'altro? Prossima volta ci troviamo un altro GC, sarà un GC16 CQB, non cambia molto da questo, praticamente identico. E niente, ragazzi, se volete iscrivetevi al canale YouTube, mettete un bel like, seguiteci anche sulla pagina Instagram
e cos'altro. Ci vediamo alla prossima. Ciao!